Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Noi ti adoriamo, Signore Gesù Cristo, qui e in tutte le tue chiese che sono nel mondo intero. E ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Signore, infondi in me il dono divino del tuo Santo Spirito. Infondilo in tutta la sua immensità. Spirito Santo, scuoti il mio torpore e la mia indolenza. Rendimi forte nell'intraprendere tutto quello che il Signore mi chiede e aiutami a continuare con ardore quanto di buono ho intrapreso. Dammi coraggio ed energia per annunciare il Vangelo secondo le mie facoltà e fa che io perseveri fino alla fine, combattendo la buona battaglia della fede. Spirito divino, circondami della tua grazia e sostienimi con il tuo vigore d'amore. Vieni, Santo Spirito, vieni nei nostri cuori.
Ave Maria, carissimi fratelli e sorelle di Maria Vision. Siamo qui riuniti per pregare il nostro Signore Gesù, qui vivo e vero, davanti a noi. Adesso leggo una frase di Giovanni. Rimanete nel mio amore. Cerca il più possibile durante il giorno di rimanere nel mio amore, dialogando con me e cercando quello che è gradito al Padre mio e Padre tuo. Quando non sai quale sia la cosa più giusta da fare, rivolgiti a me con queste parole. Signore Gesù, e adesso cosa vuoi che io faccia? Ti prego, donami il tuo Santo Spirito, illuminami e fammelo comprendere. Se ti rivolgerai a me con queste parole, ma soprattutto con fede, non farò ritardare la mia risposta. Quando poi parlerai agli altri, parla più spesso di me e se proverai vergogna nel dire il mio nome e non saprai replicare, rimani in silenzio, chiedendo a mia madre Maria che ti aiuti a intervenire e a parlare con delicatezza di me. Anche qui ricordati sempre di farlo con fede e vedrai in che modo meraviglioso la Vergine Immacolata agirà nella tua vita. Se inoltre lo desidererai, ti darò i miei sentimenti e una compassione verso il tuo prossimo, grande al tal punto che tu possa dire e fare quello che io, il tuo Signore, vorrò. La tua azione allora scaturirà dal mio cuore. Tuttavia, ricordati sempre, non tu con tutte le tue buone intenzioni e opere, ma io solo potrò far sì che i nuovi figli di Dio nascano dal mio amore. Io ne cercherò tanti di più quanto più tu vorrai essere un vero figlio, a immagine del vero figlio che io, Cristo Gesù. Se dunque farai la volontà del Padre, mi farai fratello, sorella e madre, e questo ti permetterà di generarmi negli altri. Ci saranno così nuovi figli di Dio attraverso l'intervento di veri figli di Dio. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Carissimi fratelli e sorelle di Maria Vision, abbiamo aperto l'adorazione eucaristica come affidamento al nostro Signore Gesù e alla nostra Mamma Celeste. Riconoscere che solo il Signore può agire nella nostra vita. E se vogliamo invocare l'aiuto di nostro Signore Gesù, dobbiamo farlo con fede, con cuore umile, attraverso lo Spirito Santo.
e apriamo i nostri cuori al Signore. E il Signore saprà agire nelle nostre vite, saprà parlare ai nostri cuori. E come sempre chiediamo l'aiuto della nostra Mamma Celeste affinché ci prendi per mano, ci dia il suo esempio di umiltà, di dolcezza, ma soprattutto di dire il nostro sì al Signore. Abbandoniamoci a Lui, carissimi fratelli e sorelle di Maria Visionna. Facciamo parlare nostro Signore Gesù, qui presente davanti a noi, ai nostri cuori. Quanta dolcezza. Signore, abbracciaci tutti. Confidiamo in te. Confidiamo nella tua misericordia per tutti i nostri bisogni. E a te vogliamo offrire una preghiera per tutta la nostra Santa Chiesa, per il nostro Papa, per il nostro Vescovo di Assisi, Domenico, per tutti i frati e le suore che portano la tua parola, Signore Gesù, a tutti i cuori, a tutte le anime, per fare avvicinare anche chi è lontano da te, Signore, a questa gioia immensa. Lodi a te, Signore Gesù, per tutto quello che fai nella nostra vita e per tutto quello che farai per ognuno di noi. E in questo momento di adorazione, carissimi fratelli e sorelle di Maria Visionna, offriamo insieme una lode, una preghiera a nostro Signore Gesù. Io, come sempre, affido tutti voi che siete all'ascolto di questa adorazione eucaristica, affido tutti voi che ci avete scritto, che state pregando insieme a noi, che state spalancando i vostri cuori al Signore in questo momento. E il Signore sta aprendo la porta dei nostri cuori con la sua dolcezza, con la sua tenerezza e ci darà il conforto, ci darà l'amore di cui abbiamo bisogno. E ricordiamoci sempre che non siamo soli, ma c'è Gesù insieme a noi. Adesso iniziamo a leggere le vostre intenzioni di preghiere che ci sono arrivate tramite il nostro numero di WhatsApp. Affido tutti voi, carissimi fratelli, che ci avete scritto su tutti i nostri social, che avete chiamato qui a Maria Visionna, che il Signore possa mettere la sua mano su ogni casa, su ogni famiglia e darvi tutto il conforto, l'aiuto e la guarigione possibile. Preghiamo insieme e lo potete fare chiamando il numero 075 81 36 35 e offrire una preghiera al nostro Signore Gesù, un ringraziamento, una lode. E voglio affidare nel Sacratissimo Cuore di nostro Signore, Suor Silvana, che affida i suoi cognati Salvatore e Vincenzo, che stanno affrontando la chemioterapia, preghiere anche per le loro famiglie. Signore Gesù, metti la tua mano su tutti loro e dona la tua guarigione. Preghiamo per Gina da Lodi, che chiede preghiere per la salute della figlia Elisa. Signore Gesù, confido in te. Abbiamo una prima telefonata in diretta. Pronto? Pronto, senta, Passi bene. vorrei pregare per la salute mia, quella di
Di mio marito e di mio figlio, la salute fisica, grazie. Facciamo un'Ave Maria insieme, mettiamo sotto il manto di Maria per la loro guarigione, per la loro salute e per tutte le vostre intenzioni. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Che il Signore benedica la tua famiglia e vi custodisca. Santa giornata, carissima sorella. Affidiamo tutto nelle mani del Signore, che solo Lui tutto può. Preghiamo per Francesca e Rita, che sono ammalate oncologiche. Preghiamo per tutte le persone sofferenti, per tutti i giovani. Signore Gesù, confidiamo in te. Ines da Verona chiede preghiere per la sua salute e per la sua guarigione. Preghiamo per Caterina da Ronciglione, che chiede preghiere per la salute fisica e spirituale del fratello Salvatore, ammalato oncologico, in modo particolare affinché si avvicini a nostro Signore Gesù. E confidiamo in Lui per la conversione di tutti i cuori. Abbiamo una telefonata in diretta, pronto? Pronto, Pace e bene. buongiorno, io mi chiamo Maria e chiamo da Como e io volevo una preghiera per, no, per me, per la mia salute fisica e psichica, che mi stia vicino sia Carlo Cutis che il Signore. Grazie. E per l'intercessione del beato Carlo Acutis Sì. facciamo una preghiera a nostro Signore Gesù, facciamo un Padre nostro insieme. Sì, Padre Padre nostro, nostro che che sei nei sei nei cieli, cieli, sia sia santificato il tuo santificato nome, tuo nome, venga il tuo venga il regno, tuo regno, sia fatta sia la tua fatta la tua volontà, volontà, come in cielo, come in così in cielo, terra. così in terra, Dacci dacci oggi il oggi il nostro nostro pane pane quotidiano e quotidiano. rimetti a Rimetti a noi i noi i nostri nostri debiti, debiti, come anche come noi noi li li rimettiamo ai nostri rimettiamo ai debitori. nostri debitori, E non e non abbandonarci alla abbandonarci alla tentazione, ma tentazione, liberaci dal ma male. liberaci dal Amen. male. Amen. Amen. Scusi, è compreso anche la salute di mio marito. Certamente, Grazie. il Signore sa, il Signore può tutto, confidiamo in Sì, Lui, che Dio vi sì. benedica, grazie di aver pregato. Grazie, pace bene. Pace e bene. Signore Gesù, ascolta i nostri cuori che ti implorano grazia, misericordia. Signore, ascolta le nostre preghiere e preghiamo con fede. Preghiamo con amore, nostro Signore, e Lui ci ascolterà. Preghiamo per Rosina da Cuneo, che chiede preghiere per la figlia, preghiere per i suoi nipoti, e che il Signore possa avere misericordia per questa situazione. Maria Carmela da Palermo chiede preghiere per la sua guarigione e mettiamola sotto il manto di Maria. Mary da Catania chiede preghiere per tutte le sue intenzioni. Abbiamo un'altra telefonata in diretta, pronto? Pronto sorella, sono Lena da Pozzuoli. Benvenuta Benvenuta. sorella. Vorrei dire alla Madonnina, vorrei pregare per le mie sorelle, Patrizia e Pasquale, Anna Maria e Tonino, Rosario e Diego, tutte le mie sorelle che li metto sotto il manto della Madonna.
Facciamo... Poi vorrei pregare per mia figlia Maria, sì, con i suoi figlioletti, e Giovanna, mia figlia. Mettiamo sotto il manto di Maria tutte le persone a te care, e facciamo un salve Regina alla nostra mamma celeste. Grazie, grazie sorella. Salve Regina, madre, madre di misericordia, misericordia. Vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. Figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine, Maria. Vorrei salutare, vorrei anche fare una lode al mio nipote Giuseppe, con la moglie e famiglia. Vorrei fare una lode a tutti voi, che siete molto bravi. Grazie. È sorella Benedetta che io conosco. Sì, Sor Benedetta Maria. Maria, sì. E affidiamo tutti coloro che porti nel tuo cuore alla nostra mamma celeste. Grazie, grazie sorella. Grazie, che Dio vi benedica. Che Dio tutti. Vi benedica. Grazie. Però non vi scordate di Elena di Pozzuoli. Assolutamente no, grazie di aver pregato grazie insieme. Grazie a voi sorella, grazie. Signore Gesù, ascoltaci. Preghiamo per le intenzioni di Maria da Abbiate Grasso, che chiede preghiere per il figlio Antonio, per l'intervento che deve subire. E il Signore possa illuminare col suo Santo Spirito il chirurgo e tutti gli operatori sanitari. Preghiamo per Camilla da Bari, per tutta la sua famiglia. Per Silvia dalla provincia di Pisa, per la sua guarigione agli occhi, e chiediamo l'intercessione di Santa Lucia affinché possa tu avere guarigione. Romana da Prato chiede preghiere per intercessione del Beato Carlo, per le figlie e la sua famiglia. Preghiamo per Maria da Milazzo, che chiede preghiere per Salvatore. Lo mettiamo ai tuoi piedi, Signore Gesù. Tu sai, guariscilo. Anna Luisa, dalla provincia di Agrigento, chiede preghiere per tutte le famiglie in difficoltà e per le intenzioni che porta nel suo cuore. Abbiamo un'altra telefonata in diretta. Pronto? Pronto, da Roma? Pace bene, sei in diretta. Pace bene, sento. Una preghiera per Alessandro, che dobbiamo ritirare una risposta, che sta facendo la chemio e che vada tutto bene, Madonnina mia. Già ho mandato anche l'offerta alla Madonnina e mi hanno portato la coroncina della Madonna vostra. Sì, allora adesso affidiamo Alessandro sotto il manto di Maria affinché tutto vada bene e che dia conforto anche a tutta la sua famiglia. Facciamo un'Ave Maria insieme. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Grazie, Madonnina mia, aiutalo. E interceda sicuramente per il tuo Alessandro, lo mette sotto il suo manto presso nostro Signore Gesù. Grazie di cuore, grazie Madonnina. Lode a te, Signore Gesù. Grazie di aver pregato insieme a noi. Che Dio vi benedica e vi protegga. Grazie, tante. Vi ringrazio col cuore in mano, io ci sono stata a Messico. Grazie, io sono Rosanna, grazie, la mamma. Sì. Grazie tante. Che buongiorno. Dio ti benedica. Grazie. Anche a voi, grazie a tutti. Signore, ascolta il grido di questa mamma, custodisci tutti i figli, Signore, proteggili, convertili. Continuiamo le nostre preghiere
e mettiamo sotto il manto di Maria Flora da Napoli, che chiede preghiera per delle bambine di Scampia che sono ricoverate affinché guariscano. Preghiere per Paola da Roma, che mette sotto il manto di Maria l'anima di un'amica salita in cielo in questi giorni. E per tutti i nostri defunti facciamo un eterno riposo. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Preghiamo per Stefania da Lecco, che mette sotto il manto di Maria Vittorio. Preghiamo per Raimondo da Foggia, che chiede preghiere per un amico di nome Vito, al quale gli hanno diagnosticato un tumore, e lo affidiamo al nostro angelo custode, alla protezione della nostra mamma celeste, per intercessione. Lucrezia da Lodi chiede preghiere per Valentina, per Edoardo, per Francesco. Signore, dona guarigione. Preghiamo per Gianfranco da Citerna, che per intercessione del Beato Carlo chiede preghiere per la guarigione dalla depressione. Signore Gesù, ascoltaci. Maria Vittoria da Roma chiede una preghiera per la sua nipotina Chiara, per un esame universitario, e chiediamo l'intercessione di San Giuseppe da Copertino per tutti coloro che in questo momento stanno affrontando gli esami. Elena dalla provincia di Alessandria chiede preghiere per Marco e Davide di conversione, liberazione e guarigione. Lara da Brescia chiede una preghiera e si affida alla Mamma Celeste e invoca la nostra Mamma Celeste di ascoltare la sua preghiera, quella di proteggere la sua famiglia. Preghiere per Paolo da Quarto Sant'Elena, per la sua mamma Rosa, per la sua salute, per la sua guarigione. Signore Gesù, confido in te. Preghiamo per Dora da Torino, che chiede preghiere per Francesca, Michele e Antonella, che sono in sofferenza. Possa tu, Signore, alleviare le loro sofferenze. Michele, dalla provincia di Roma, chiede preghiere per il lavoro, per suo fratello Domenico. Signore, tu sai, tu puoi tutto, confidiamo in te. Nadia da Napoli chiede preghiere per il fratello Pasquale, che è in ospedale da un mese, e confidiamo in te, Signore, per la sua guarigione. Preghiere per i suoi genitori. Vuole ringraziare e lodarti, Signore Gesù, per Giada, perché i medici si sono meravigliati della sua guarigione. E ti lodiamo e ti ringraziamo, Signore Gesù, perché tu operi nelle nostre vite. Preghiamo per Massimiliano da Roma, per la zia defunta Giuseppina, e per tutte le anime del purgatorio. Silvia da Pisa chiede preghiere per la guarigione, per la sua famiglia e per Maria Vision. Titti da Cosenza chiede preghiere per Pierpaolo. Signore Gesù, ascoltaci. Preghiamo per Antonella da Palermo, per i suoi cari, per i suoi defunti. Preghiamo per Maria Angela da Roma, per Davide e Gabriele e i suoi figli affinché trovino lavoro.
Carola da Palermo chiede preghiere per Irene, per Alessandro, per Elio. Signore Gesù, pensaci tu. Antonella dalla Calabria chiede preghiere per Alfredino, un bambino di 3 anni con un tumore. E ci vuole in questo momento tanta preghiera. Preghiere per la sua mamma Gina, che sta molto male. E facciamo un Ave Maria per tutti voi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. E confidiamo nella nostra Mamma Celeste per intercessione. Preghiamo per Anna Damasciano, per Sergio da Roma, che chiede preghiere per le sue intenzioni, preghiere per la salute di Fiorella da Milano, per la sua guarigione. Preghiere per Fausto da Palermo, per Oliva dalla provincia di Bergamo, per Antonietta da Bari che confida in te, Signore Gesù, per la guarigione del marito Rosario. Preghiamo per Silvana da Napoli, per Gilda da Bacoli, per Patrizia da Salerno. Abbiamo una preghiera da Adele da Caserta che chiede una preghiera per il marito ammalato e per la pace in famiglia. Preghiere affinché possa ricevere questa guarigione. Abbiamo una telefonata in diretta, pronto? Pronto? Pace e Grazie, aspettando tutti voi. bene. Senti, sono Grazie. Vincenza da Trapani. Vorrei pregare sempre per mio figlio Davide, per mio figlio Maurizio, per tutti i miei nipoti, per la pace, per la provvidenza e per la tranquillità in famiglia, perché in questo momento c'è un fuoco acceso che non so dove scappare. Io prego sempre giorno e notte che il buon Dio, incominciando di oggi, mi dà un segno della sua bontà per la pace e per Signore Gesù. l'amore di tutti i miei nipoti, che io amo di più della mia vita, per mia sorella, per tutti i miei nipoti, per i miei figli, per mia nuora, per tutti i miei cari, che io non ce la faccio più a vivere questa situazione così grande. Il Signore ascolterà il tuo cuore, metterà pace nella tua Pregate tutti i famiglia. giorni. Signore Gesù, manda il tuo Santo Spirito su tutti loro. Metti pace in ogni cuore, metti provvidenza. Signore Gesù, ascoltaci. Facciamo insieme un Salve Regina, Vincenza, per la tua intenzione di preghiera. Salve Regina, Salve Regina, Madre Madre di di misericordia. misericordia, vita, Vita, dolcezza e dolcezza speranza e speranza nostra, nostra, salve. salve. A E a te te ricorriamo, ricorriamo, esuli esuli figli figli di di Eva. Eva. A A te te sospiriamo, sospiriamo, gementi e gementi e piangenti piangenti in in questa questa valle valle di di lacrime. lacrime. Orsù Posso dunque, dunque, avvocata avvocata nostra, nostra, rivolgi a rivolgi a noi noi gli gli occhi occhi tuoi tuoi misericordiosi misericordiosi e e mostraci, mostraci dopo dopo queste queste figlie, sigle, o Gesù, Gesù, il il frutto frutto benedetto benedetto del del tuo tuo seno. seno. O O clemente, clemente, o o pia, pia, o o dolce dolce Vergine Vergine Maria. Maria, prega per tutti noi, mamma mia adorata. Sono troppo infelice, non ce la faccio più a vivere così, bene a morire, perché questa non è vita. Che la Madonna ti metta conforto nel tuo cuore e possa dare luce alla richiesta della tua preghiera. Grazie Grazie, Vincenza, che Dio ti benedica e ti custodisca. grazie, aspettando a tutti voi. Grazie. Grazie. Signore Gesù, ascoltaci, ascolta il grido di queste mamme disperate che lottano per avere la serenità, la tranquillità e la pace nelle loro famiglie.
dona salute e guarigione a tutti, Signore Gesù. Preghiamo per Giussi dalla provincia di Catania, che chiede preghiere per un ragazzo affinché si avvicini alla fede e che lo liberi dalla sofferenza che ha. E chiediamo al Signore Gesù questa conversione e la conversione di tutti i cuori che sono lontani da Lui. Carissimi fratelli e sorelle di Maria Vision, siamo giunti al termine di questa nostra ora di adorazione eucaristica. Vi ricordiamo come sempre che continuiamo a pregare con voi in adorazione alle 16:30, sempre in diretta su Maria Vision. Adesso ringraziamo nostro Signore Gesù, ringrazio tutti voi che ci avete seguito e pregato insieme. E benediciamo il nostro Signore prima di lasciarci. Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima, benedetta la sua Santa Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Che il Signore tocchi ogni nostro cuore e ci doni la sua pace. Un saluto e un abbraccio in Cristo da tutti noi di Maria Vision. Prima di lasciarvi, faccio una preghiera anche per Cristina da Reggio Emilia, che si affida alla Divina Provvidenza. Preghiamo per tutti voi che la provvidenza sia in ogni casa. Signore Gesù, ascoltaci. Grazie e vi saluto e che Dio ci benedica tutti. Santa giornata.